Buonasera, luna esatti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca perché Luca Traini, l'autore della sparatoria di Macerata, è rimasto in silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari che ha confermato l'arresto. Poi ha rilasciato dichiarazioni spontanee al pubblico ministero. Traini cade l'accusa intanto di omicidio per il nigeriano fermato per la morte di Pamela, dovuta forse ad un'overdose. Nel carcere di Ancona l'udienza di convalida è durata soltanto pochi minuti. Al termine il GIP ha convalidato il fermo nei confronti di Luca Traini. Il 28enne marchigiano, accusato di strage con l'aggravante dell'odio razziale, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È apparso lucido, tranquillo, ma pur rifiutando il contraddittorio ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Ha ribadito che voleva colpire gli spacciatori, non la ragazza di colore, unica vittima di sesso femminile rimasta ferita nel raid di sabato a Macerata, che ha portato al ricovero in ospedale di 6 persone, tutti stranieri raggiunti dai colpi di pistola esplosi dall'uomo all'impazzata. Non si è reso conto di quello che faceva, ha detto il suo avvocato, forse un segnale della strategia difensiva immaginata per il giovane di estrema destra, ex candidato della Lega alle elezioni comunali dello scorso anno e che aveva partecipato alla manifestazione di Forza Nuova il 4 novembre scorso a Roma. Proseguono intanto le indagini sulla morte di Pamela Mastropietro, il fatto che ha innescato il raid di Traini. È caduta l'accusa di omicidio nei confronti di Innocent Osegale, il trentenne nigeriano in custodia cautelare dalla scorsa settimana, il cui fermo è stato convalidato. A suo carico, almeno per ora, le ipotesi di reato restano vilipendio e occultamento di cadavere, in attesa degli esami tossicologici che dopo l'autopsia potrebbero far luce su cause e responsabilità della tragica morte della ragazza. Pamela ha avuto un'overdose e io sono scappato, questa la sua versione. Gli inquirenti continuano a cercare nel mondo della droga un complice, un connazionale già identificato che avrebbe venduto alla 18enne romana una dose forse risultata fatale. A 26 giorni dalle elezioni, gli scenari confermano la fase di scarsa collaborazione tra le tre forze e aree politiche. Una maggioranza in grado di governare al momento sembra un miraggio, così come appare remota un'ipotesi di larghe intese. Per il dopo 4 marzo Silvio Berlusconi esclude di nuovo un governo di coalizione con il PD, una posizione che il leader Dem Renzi condivide e spiega: se non ci sono i numeri si torni a votare, ma per il Cavaliere si tratta solo di un'ipotesi teorica, infatti si dice sicuro che vincerà il centrodestra con un comodo margine. Insomma, entrambi i leader sono uniti da un'unica determinazione, escludere le larghe intese per un governo del dopo 4 marzo, ma è proprio lo scenario che gli avversari e non solo cercano di promuovere in chiavi anti-PD e anti Forza Italia. Così il candidato premier per il Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna a spiegare che i pentastellati sono l'unica alternativa al governissimo. Contro il cosiddetto inciuccio si schierano anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Se nessuno ha la maggioranza si torna a votare, dice il leader leghista, mentre Meloni aggiunge: o vince il centrodestra o è il caos. E tra l'inciuccio e il ritorno al voto preferisco il secondo tutta la vita. Anche da sinistra Libero Uguale insiste sullo stesso punto: ogni voto al PD è un voto per un governo Renzi-Berlusconi. E Pietro Grasso spiega: tra loro c'è una condizione di reciprocità. Ma l'ultima parola, come sempre, spetterà al capo dello Stato, che valuterà le scelte degli elettori e deciderà di conseguenza. Intanto anche gli hacker sono piombati sulla campagna elettorale. Il gruppo di pirati informatici sotto la sigla di Anon Plus ha rivendicato l'attacco al PD di Firenze. È stata messa online la lista completa degli iscritti con nomi, cognomi, indirizzi, telefoni e altri dati, compreso il cellulare di Matteo Renzi. Ci sono nomi e cognomi, indirizzi e numeri di telefono degli iscritti al PD fiorentino, Matteo Renzi compreso, sul link scaricabile messo in rete. Sotto attacco hacker c'è la politica, dal PD a 5 Stelle, e accade in piena campagna elettorale. L'attacco al sito del PD fiorentino è iniziato domenica notte ed è durato molte ore. Porta la firma del gruppo Anon Plus affiliato ad Anonymous. Dietro questo attacco ci sarebbe una ideologia anti-establishment, spiegano gli esperti. In totale sono stati violati 2.653 nomi e identità, quelle di imprenditori, dirigenti, dipendenti del comune, professionisti. Ci sono anche informazioni sull'abitazione a Pontassieve di Matteo Renzi insieme a un suo numero di cellulare non più in uso e dati del sindaco di
Firenze Nardella. La polizia postale è al lavoro per risalire agli autori dell'attacco informatico, mentre i tecnici chiamati dal PD stanno lavorando per ripristinare il sito. I partiti sotto attacco hacker in piena campagna elettorale sono preoccupati. È stata violata anche la piattaforma Rousseau, quella dei 5 Stelle. Due gli episodi. Il primo opera di uno studente 26enne della facoltà di matematica a Padova, indagato ora per accesso abusivo al sistema informatico. Volevo testare solo la vulnerabilità del sistema, ha detto ai magistrati. Il suo profilo sembra quello di un lupo solitario, non interessato alle questioni politiche. C'è un secondo hacker che non è ancora stato scoperto. Davide Casaleggio parla di attacco a fini politici. Luigi Di Maio dice: ora bisogna trovare i mandanti e i finanziatori. Oltre alle due vittime già registrate, è salito a più di 200 il numero dei feriti dopo il terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito Taiwan, facendo crollare su un fianco un hotel e danneggiando diversi altri edifici. La terra ha tremato fino a Taipei, la capitale di Taiwan, 160 km a nord dell'epicentro, da dove la potente scossa di magnitudo 6.4 si è propagata da una profondità di circa 10 km. Ma è nella città portuale di Hualien che si registrano i maggiori danni. Questo albergo, l'hotel Marshall, è letteralmente sprofondato su un lato. Due persone che vi lavoravano hanno perso la vita con certezza, ma a decine sono ancora intrappolate. Difficile dunque fare al momento dei bilanci precisi. Dalle immagini appare evidente che il crollo ha interessato maggiormente i piani bassi, da cui sono fuggite le persone che i pompieri stanno cercando di evacuare dalla parte alta del palazzo dove si sono rifugiate. I feriti, ha comunicato il governo, sono almeno 200, conseguenza di danni che si sono verificati nell'intera regione e hanno imposto la chiusura di porti, strade e ponti. Preoccupazione c'è anche per quanto accaduto all'interno di un ospedale. A Taiwan i terremoti sono piuttosto frequenti perché l'isola si trova proprio nel punto di congiunzione di due placche tettoniche. Il più devastante, di magnitudo 7.6, si verificò nel 99 e uccise circa 2.400 persone, mentre due anni fa un terremoto della stessa intensità di quello di oggi fece 116 morti. Chiudiamo con il lancio del Falcon Heavy, il razzo SpaceX del miliardario Elon Musk, considerato questo razzo il più grande e potente della storia. Il Falcon si è alzato dal Kennedy Space di Cape Canaveral con due ore di ritardo per i forti venti in quota, sulle note della celebre Life on Mars di David Bowie. A bordo del gigante dello spazio c'è la Tesla Roadster, l'auto elettrica rossa che il razzo dovrebbe immettere su una traiettoria che la porterà nell'orbita di Marte. E a poco più di 60 km d'altezza si sono staccati i due booster laterali che sono atterrati perfettamente a Cape Canaveral. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.